Vediamo ora cosa succede nel periodo orientalizzante ad Atene. Verso il 670 a.C. comincia ad Atene la produzione di vasi a figure nere, detti protoattici. Questi vasi, che mantengono grandi dimensioni, mostrano grandi scene figurate accanto a motivi di origine orientale. Quindi sfingi, leoni, rosette, trecce, spirali, eccetera, e creano solide premesse per quella che sarà la successiva importante ceramica attica, che prossimamente avremo modo di vedere. Sul finire del VII secolo a.C. la produzione corinzia, abbiamo detto che entra in crisi, e subentra invece anche nel commercio la produzione attica, grazie a pittori che realizzano scene narrative abilmente composte. La prima personalità artistica degna di nota è il pittore di Analatos. Il suo capolavoro è questa anfora conservata al Louvre. A sinistra abbiamo un particolare del collo e a destra un particolare del ventre. Nella parte superiore del collo, che qui non si vede, appaiono delle sfingi dal naso aguzzo. E più sotto, in questa parte che invece vediamo, ci sono figure danzanti al suono del flauto che sta suonando questo personaggio. Sul ventre vediamo invece una processione di carri con aurighi ed è notevole la resa della criniera dei cavalli incisa in fluide onde. Altro lavoro estremamente interessante nell'ambito della ceramica protoattica è legato al nome del pittore di Polifemo, chiamato così per la raffigurazione sul collo di questa colossale anfora di Eleusi, un'altra città dell'Attica, dell'accecamento di Polifemo da parte di Ulisse e dei suoi compagni, celebre episodio dell'Odissea, che raccontava il travagliato rientro in patria di Ulisse dalla guerra di Troia. Ad un certo punto Ulisse e i suoi compagni avevano raggiunto il paese dei ciclopi, giganteschi esseri selvaggi e crudeli, che con un solo occhio al centro della fronte, che divoravano gli esseri umani. Qui il nostro eroe era stato fatto prigioniero da Polifemo, un ciclope che era figlio di Poseidone, il dio del mare, che divorò alcuni dei suoi compagni. Ulisse riuscì ad accecare Polifemo colpendogli l'unico occhio con una pertica arroventata e così fuggì con il resto dei suoi. Così Polifemo invocò contro di lui la vendetta del padre Poseidone, il quale pose sulla strada del ritorno a casa di Ulisse numerose tempeste, ostacoli e diversivi. L'originalità del pittore di Polifemo si mostra anche nel corpo della stessa anfora, dove invece ha trattato il mito della decapitazione di Medusa e dell'inseguimento di Perseo da parte delle altre due gorgoni. Ha utilizzato insieme diverse tecniche, cioè il graffito, la campitura a vernice nera spesso diluita e la sovradipintura bianca. Sono composizioni di notevole complessità e perciò è considerato il più grande artista del VII secolo a.C.